Emiliano Carginari entra nell'UDC in consiglio comunale, rimarrà nel gruppo misto, ovviamente, però insomma questa esperienza ormai dentro l'UDC in prossimità anche delle amministrative che verranno. Perché questo ingresso? Allora, perché ripeto, un gruppo di amici mi hanno chiamato, ma soprattutto perché c'è un progetto vero, serio, innovativo, che parlerà di programmi, parlerà di soluzioni, come si devono affrontare i problemi, come si possono risolvere. Quindi è il modo di politica che piace a me, perché la politica deve cominciare a pensare quello, ecco, come siamo di destra, sinistra, un partito o l'altro, ma bisogna il fare. Chiamiamo il perimetro del fare, non il perimetro dei partiti. Mi riconosco nei valori dell'UDC, dei valori che sono stati anche della Democrazia Cristiana, per la famiglia, per i più deboli, per tutte quelle cose che rappresenta quel simbolo. Diciamo che per le prossime amministrative vedremo come ci dobbiamo organizzare, non è adesso la priorità adesso è avere questi incontri con persone. Abbiamo fatto un incontro ieri sera con tanti professionisti che possono darci una mano per le idee di come risolvere i problemi, e a noi amministratori il compito di riportarli all'interno del Consiglio per poter fare qualcosa di meglio per la città. Oggi dobbiamo pensare a questo, a risolvere i problemi, ce ne sono tanti, però unendo le forze e soprattutto unendo le teste di persone capaci che dalla società civile, senza interessi di candidature o altro, possono pensare a programmare il futuro e tornare a fare quello che la politica faceva una volta, non programmava il giorno dopo per scopo elettorale. Cioè, a me non interessa neanche, non è questione di domanda, anche casomai non essere eletto la prossima volta, prendere 20 voti, ma fra 20 anni qualcuno dice questo gruppo di persone ha fatto qualcosa di positivo, come oggi facciamo con le persone che hanno governato 20-30 anni fa. Non c'è nessuna richiesta particolare in questo momento di Emiliano Carginari all'interno Non c'è nessuna richiesta, dell'attuale non no, maggioranza? no, non c'è nessuna richiesta, non vogliamo ruoli. Io ringrazio Gianguido perché un ruolo veramente ci aveva dato, sono, lo sai, delegato alla terra e all'ambiente. Stiamo tentando di fare qualcosa di positivo, quindi non ci sono richieste, non ci interessano né a me e né a chi ce ne decide i ruoli, ma ci interessa soprattutto e solamente risolvere Saldamente fermo in maggioranza. i problemi. C'è un progetto, il progetto l'abbiamo condiviso dall'inizio. Non sta cambiando, non ci sarebbe motivo ad andare dall'altra parte.